L'attenzione verso un futuro sempre più ecosostenibile passa anche attraverso questo strano macchinario in grado di produrre energia elettrica, energia termica ed energia frigorifera. Si chiama impianto di trigenerazione ed è il fiore energetico all'occhiello della casa di cura Giovanni XXIII a Monastier. Alimentato a gas metano, il sistema è in grado non solo di garantire nel corso della giornata la copertura del fabbisogno giornaliero di energia della struttura, ma consente anche nel corso della notte, quando il fabbisogno è minore rispetto alla produzione, di definire Strategie alternative di cessione o di riconversione energetica in grado di contenere in maniera sostanziale costi ed aggressioni all'aria che respiriamo. Sicuramente un compito della casa di cura è quello di curare gli ammalati, ma rientra anche nella nostra funzione l'attenzione all'ambiente. Ecco che oggi abbiamo inaugurato questa centrale di trigenerazione che è una centrale particolare che dal punto di vista di rispetto dell'ambiente risponde a tutti i parametri nazionali e internazionali. Grazie all'innovativo impianto di trigenerazione per il quale è stato investito un milione di euro senza alcuna sovvenzione pubblica, la casa di cura riesce oggi a contenere in maniera significativa la quantità di inquinanti immesse nell'aria. Solo per fare un paio di esempi, la contrazione si attesta in 939 tonnellate anno di anidride carbonica e in poco meno di una tonnellata e mezza di monossido di carbonio, senza contare il risparmio in termini economici che attualmente si attesta in circa 20.000 euro mensili rispetto ai vecchi sistemi di produzione e di distribuzione di anidride. All'interno della casa di cura. Una scelta lungimirante è quella alla base dell'utilizzo del nuovo impianto che costituisce la nuova strada maestra anche per i futuri interventi legati alla società Sogedin. Questa attenzione la stiamo riservando anche alla prossima eh, casa di riposo che stiamo costruendo in questi giorni, che sarà ultimata probabilmente a fine anno. Lì abbiamo previsto eh, delle soluzioni energetiche di primissimo ordine sfrutteremo la um, geotermia, sfrutteremo i pannelli solari e sfrutteremo anche il fotovoltaico.